Venerdì 31, 21, 15, 9, un po' particolare. Warm up di oggi suddiviso praticamente in due parti. Abbiamo inizialmente un 3 set di che cosa? 10 air squat e 30 secondi di plank in appoggio sui gomiti, quindi plank on elbow. Dopo aver fatto questi 3 set ne abbiamo altri tanti, dove andremo a fare che cosa? 5 back squat barbell, back squat, quindi bilanciere vuoto. Dopo aver fatto questi 5 back squat abbiamo 20 secondi di nuovo di plank, ma non più in appoggio sui gomiti ma in appoggio sulle mani. Dopodiché inizia il nostro workout, che è un 4 time, un 21-15-9, che prevede che cosa? 21 power clean, 21 back squat, poi diventano 15-15-9-9. La particolarità è che più andiamo avanti nel workout, quindi diminuiscono le ripetizioni ma aumenteremo con i chili. Ad esempio, i primi 21 movimenti, quindi di clean e back squat, dovrebbero essere RX a 50 uomini e 35 donne. La versione poi, per quanto riguarda le 15 ripetizioni, dovrebbe essere in aumento di circa un 10%, quindi potrebbe essere 60 uomini e 40 donne. L'ultima, 9 ripetizioni, andiamo ancora ad aumentare di circa un 10% per arrivare quindi ad esempio a 70-50. Ovviamente il 10% poi viene valutato in base al peso di partenza dei primi 21. Se partiamo ovviamente con ad esempio 30 kg per l'uomo, poi dopo andremo a mettere magari 35-40 e così via. Per concludere, come cash out abbiamo un AMRAP 2 minuti di hang squat clean da performare con il carico più alto che abbiamo usato nel workout, quindi con il carico che abbiamo usato nelle 9 ripetizioni, nei giri delle 9 ripetizioni. E per concludere, mi raccomando, non perdetevi tutti i nostri canali social, che sono Instagram, Facebook e il canale YouTube. Iniziamo il warm up con degli air squat, quindi piedi alla nostra larghezza squat, quindi un po' più larghi delle anche. Andiamo in accosciata completa di anca che arriva più in basso del ginocchio, rompiamo il parallelo, tutto il piede rimane ben piantato a terra. Dopodiché abbiamo plank on elbow, facciamo una plank ma non andiamo per ora in appoggio con le mani, ma andiamo in appoggio sui gomiti mantenendo sempre la spalla in linea con il gomito. Attivazione del corpo, corpo che deve essere completamente teso. Dopo 3 set di air squat e plank on elbow abbiamo 3 set di back squat, bilanciere vuoto, e poi plank on hands. Quindi andiamo in accosciata completa dopo aver portato il bilanciere in back rack e concludiamo poi l'alzata completamente in piedi. Dopodiché abbiamo detto abbiamo plank on hands, quindi ciclo di richiamo a terra, mani sotto le spalle, dita rivolte leggermente verso l'esterno, puntiamo bene i piedi, stendiamo le gambe e ci spingiamo via dal pavimento. Rimaniamo sempre con la spalla in linea con il polso, bene in attivazione, glutei stretti, petto chiuso, spinta delle scapole verso l'alto. Dopodiché iniziano i movimenti del workout. Il primo è il power clean, quindi spalla in linea con il peso, guardiamo davanti a noi. Spingiamo con le gambe per iniziare a staccare il bilanciere da terra, distensione dell'anca, ricezione in semiaccosciata e concludiamo in front rack. Dopo aver concluso i primi 21 power clean, portiamo il bilanciere in back squat e andiamo a fare del back squat. Accosciata completa, rompiamo il parallelo mantenendo sempre bene l'attivazione della schiena. Dopo 21 back squat andiamo a aumentare di circa il 10% il carico che abbiamo sul bilanciere per fare poi il giro dei 15. Quindi una volta aumentato il peso dovremo fare 15 power clean e 15 back squat, ovviamente con lo stesso carico. Performeremo gli stessi due movimenti, in questo caso siamo passati da 50 a 60 kg. Sempre spalla in linea, sguardo rivolto in avanti, power clean, passaggio da front rack a back rack e back squat. Abbiamo concluso il giro dei 15, la stessa cosa avverrà per il giro dei 9. Quindi aumentiamo nuovamente di circa il 10% il carico per fare le ultime 18 ripetizioni. In questo caso siamo passati quindi da 60 a 70 kg e performeremo di nuovo gli stessi movimenti.
quindi il power clean, cioè bilanciere che parte da terra, riceviamo insieme a cosciata, stendiamo, passiamo da front rack a back rack, a cosciata completa a 70 kg, finiti 9 back squat, time è lo score di oggi, quindi il tempo che ci abbiamo messo per fare il 21:15:9. Con quest'ultimo carico, quello che abbiamo usato per il giro dei 9, abbiamo detto che abbiamo da fare ancora un AMRAP 2 minuti di hang, squat, clean. Quindi portiamo il bilanciere in hang, scivoliamo fino a sopra le ginocchia, distensione forte dell'anca, ricezione, accosciata completa e ritorniamo in piedi. Di nuovo scivolo, spingo stand e ricevo per 2 minuti.